dopo aver visto la Bo Classic l'ultimo giorno dell'anno, dove abbiamo assistito a una cosa che dire imprevedibile suona persino riduttivo, la vittoria di un vicino di casa di Orlando Pizzolato, perché viene da Cassola di Bassano del Grappa, provincia di Vicenza, e Job Faniel, che i veneti tendono a chiamarlo Faniel, Geber Hewett, ragazzo di origine eritrea, che peccato non averlo qui, non è un crossista puro, ma oggi avrebbe dato spettacolo, magari assieme al compagno di squadra, tutti e due fiamme oro di Padova, essendo abituato da sport invernali mi sta scappando fiamme oro di Moena, tutti e due delle fiamme oro di Padova, beh, è a Iten in questo momento, e Job Faniel, Geber Hewett, perché sta preparando mezza maratona e maratona di Siviglia in vista della stagione olimpica e di un immaginabile, preventivabile, pronosticato a questo punto dopo averlo visto l'ultimo giorno dell'anno vincere un italiano dopo 31 anni dove vinse Salvatore Antibo, cioè a Bolzano, la Bo Classic, lo aspettiamo ad altissimo livello, come aspettiamo ad altissimo livello Yemaneber Hankrip, che è il terzo dei campionati d'Europa e troverà quelli che riuscirono a batterlo proprio a Lisbona l'8 di dicembre. Altro da aggiungere sulla gara femminile invece? Beh, gara femminile è molto interessante, però l'Africa, immagino che la corsa possa essere condotta dalle africane con le nostre in difesa, in quanto il differenziale nella potenza che possono esprimere di circa 5 secondi a chilometro, quindi al traguardo le nostre circa possono avere una trentina di secondi, ma non per questo la gara è di secondo piano, ci sono situazioni interessanti da controllare, da Nadia Batocletti soprattutto. Reduce da un buon sesto posto a Bolzano alla Bo Classic, nella gara dove una delle partecipanti, Margaret Celimo Kipkemboy, ha pareggiato il record della manifestazione a Bolzano, la competizione sui 5 km, questa qualcosina di più, 6 km. Poi via seguire Ruffino, Dossena, maratoneta come citavi, come Faniel, che si dilettano nelle corse campestri anche per fare un po' di lavoro muscolare. Sono tre i cross, le corse campestri internazionali italiane. Il 6 gennaio di tutti gli anni, questa, il cross internazionale del Campaccio, termine spregiativo, Campaccio, per un campo incolto che sorge poco lontano qui dal centro sportivo, sempre per organizzazione dell'Unione Sportiva San Giorgese. Tra l'altro so che il presidente Evanno, Claudio Pastori, voleva mandare un ringraziamento particolare al presidente del CONI, Giovanni Malagò. Claudio Pastori è il presidente dell'Unione Sportiva. Ci sono presidenti onorari che basta dire Colombo e già sono tanti: Eugenio Giuseppe Virginio Colombo, Bruno Donati e Daniele Bertelli, e i vicepresidenti Giovanni Ercoli. Ma già che ci siamo, dai, andiamo anche con Tesoreria, Ilaria Vino, poi Gambrini, Lenna, Meraviglia, tenete a mente questo cognome, Mezzenzana, Fiorino e Giuseppe, Migliavacca, Sant'Angelo Stefanetti e il dottor Ruggero, Giovanni Ruggero, il medico sociale. E così abbiamo contentati tutto. 63 con questa le edizioni. Parlavo di Margaret Celimo Kipkemboy e parlavo anche del mese di gennaio che esaurisce i tre cross, le tre corse campestre internazionali. Fra due settimane ci sarà il cross internazionale della Valla Garina a Villa Lagarina, nei pressi di Rovereto, dove si organizza il meeting di atletica su pista più antico d'Italia, il Palio Città della Quercia, e organizza anche il cross della Valla Garina, 43esima edizione, che sarà fra due domeniche, organizza sempre la Quercia Trentingrana. E poi l'ultima domenica del mese, la più bizzarra, balorda, strana, ma simpatica sicuramente, corsa su fango e non solo, e sui campi di tutto il mondo. Parlo della Cinque Mulini, in cui si entra e si esce, magari non più in cinque mulini, ma in alcuni mulini sì. San Vittorio Olona, e sono vicini di casa, San Vittorio Olona e San Giorgio Sulegnano, questa ha 63 edizioni, quella ne avrà 88 proprio l'ultima domenica del mese di gennaio. Tutte e due queste corse sono facenti parte del programma internazionale, del World Athletics Cross Country Permit, traduco per carità. World Athletics intanto è la antica IAAF, adesso così si chiama, Atletica Mondiale, la federazione. Cross Country ci siamo, corsa campestre, e Permit che è il circuito della corsa campestre. Invece la gara, 43 edizioni, con quella fra due domeniche di vicino Rovereto, Villa Lagarina, fa parte del circuito europeo. Sono partite abbastanza tranquille, questi tre giri completi. Sì.
Direi di sì, perché poi non si va a prendere un riferimento cronometrico su una corsa che si fa per i campi, caratterizzata da copper tratti con curve anche piuttosto strette. Fino guarda lì cosa ci raccontano. Immagino sia TDS che dà le informazioni, che è anche chi prende il tempo, l'ultima vittoria italiana è di qualche mese fa, Silvia Sommaggio, 1994 per la Padovana, l'anno prima vinse un'altra italiana e poi più niente, anche se tra le donne c'è da segnalare ed è un fatto comunque abbastanza particolare, non regolare, molte vittorie di atlete europee, una in particolare a Nico Kalovic. L'ultimo ragazzo italiano, ragazzo che allora si diceva di Calabria, ci fu anche un film a celebrarlo, Francesco Panetta, 1993. Sì, ecco, erano bei tempi, adesso l'Africa a dominare, ma è bello vedere qui che le nostre sono le nostre, le ragazze lì davanti a controllare, ma io penso che le africane stiano facendo una corsa di controllo. Questo è il tratto del percorso un po' più insidioso per la presenza di un paio di saliscendi, di ondulazioni, non si possono definire salite, ma quando poi, come le ragazze ora, si corre a 3-10 km, anche un semplice avvallamento taglia le gambe, poi tratti di corsa con delle curve piuttosto strette, quindi le difficoltà ci sono di un tipo di percorso, ecco, di un tipo di gara che si svolge appunto sui prati e prende negli spunti della natura le difficoltà di questo tipo di competizioni. Numero 127, qualora ci fosse il numero, per Margaret Chelimo Kipkemboi, la pratica lo si legge da dietro, si legge come ormai consuetudine il cognome. Abbiamo parlato di un po' di nomi che compongono l'Unione Sportiva San Giorgese e raccontiamo anche che l'organizzazione nel dettaglio la fa in parte Marcello Magnani e soprattutto Tito Tiberti, per mettere insieme tante cose, dalla logistica all'aspetto tecnico. La parte stampa viene curata da Cesare Monetti, così abbiamo anche chiuso un cerchio nel racconto. Ecco, c'è anche molto pubblico, oggi si può vedere dalle immagini, grazie sia alla giornata ma io credo anche all'aspetto interessante della competizione. E qui al Campaccio si tende a fare anche cultura da un punto di vista della promozione dell'evento. Sì, ieri c'è stato un convegno tecnico, si sono completate le gare giovanili, ne rimarrebbe una e sarà in coda. Immagino avremo immagini, non è studiata. Dopo, per proporre quanto già accaduto nelle due categorie allievi, poi racconterò anche dell'atletica amatoriale, non solo giovanile. Ecco qui il primo giro con Gloria Kite, che è una keniana. Sara Dossena, numero 129, qualora ci fosse il numero, ma lì quantomeno ci sono i numerini a fianco. Batto Cletico, numero 128. Viene dall'aver stravinto i campionati europei di corsa campestre a Lisbona per la sua categoria, che fino al 31 dicembre era la Juniores o Under 20. Adesso è nella categoria intermedia, lei Under 23. Questo non sarà un anno di campionato del mondo di corsa campestre, perché fin dai tempi del Cross delle Nazioni il mondiale era tutti gli anni. Poi invece si è provveduto per il mondiale a fare un anno sì, un anno no. Ci sarà nel corso del 2020 e sarà nel nord della Polonia, Gdynia, il campionato mondiale di mezza maratona. E poi le tante altre cose che ci saranno nell'atletica e non solo. Edizione Giochi Olimpici estivi che per l'atletica saranno sia a Tokyo ma anche per la corsa lunga. E la marcia a Sapporo, 800 km più a nord, temendo il troppo caldo. Ci saranno poi i campionati d'Europa, che ci sono sia in annata non olimpica, non da campionato del mondo, che sono decisamente di Serie A, e poi ci sono i campionati mondiali europei nell'annata olimpica, che sono un po' da Serie A2 e comprendono casomai la mezza maratona e non la maratona intera e non le gare di marcia. E arriveranno dopo i giochi olimpici a Parigi, allo stadio Charletti. Zitte, zitte, tranquille, tranquille, hanno allungato un po' le ragazze di colore. Margaret Chelimo Kipkemboi, che viene dall'aver stravinto a Bolzano l'ultimo dell'anno, un tempo tra le due manifestazioni c'era anche un piccolo gemellaggio, nel senso che presumibilmente quegli anni gli accordi con i manager venivano presi assieme. 3:20 a chilometro,
niente di sensazionale. No, io credo che risenta di questo chilometro, del primo chilometro fatto in forma un po' controllata, ma quello che si può già vedere è che le nostre faticano, non faticano, ma qualcosa si muove là davanti, l'azione è già stata fatta, non in maniera incisiva, però qualcosa sta facendo selezione. Nadia che rimane dentro e deve stare lì, perché altrimenti se perdesse il contatto con le prime diventerebbe poi una corsa semplicemente in difesa e semplicemente tra virgolette, perché stare addosso alle africane che hanno tempi da 14:30 è una difesa non facile. Non facile per niente. Nadia è Nadia Battocletti, cresciuta nell'atletica Valle di Non e Sole, è una nonesa, si dice, di quelli della Valle di Non di Cavareno. Papà Giuliano ad allenarla, che è stato uno bravo nella corsa campestre. Kipkemboi, Kite, Cerono, Tariku, Tesfai e Battocletti, la campionessa europea juniores. Anche Merlo, brava a rimanere lì, Martina Merlo, aeronautica militare, la società della Piemontese. Ci sono a vedere Angela Mattevi, che è la campionessa mondiale di corsa in montagna, Vigia L'Angostura in Argentina di poche settimane fa per le juniores. Angela Mattivi, che a sua volta trentina e corre per l'Atletica Valle di Cembra, seguita da Ivano Pellegrini, allenata proprio da lui. Mattivi, Fotien Hailu Tesfaye dell'Etiopia, Eva Cerono è del Kenya, Alemi Tutariku Etiopia, Gloria Hkite Kenya, Margaret Chelimo Kipkemboi Kenya. La migliore delle maratonette italiane è più dietro, e sto parlando di Sara Dossena, che lo scorso anno ha fatto un 2:24:00 molto buono, terza prestazione non lontano dal primato italiano della 42 km e 195. Dossena, 101 running la sua società, sono cambiate per taluna sì, per altre no le società proprio il primo gennaio. Dossena è una bergamasca. Impressione il piglio che ha Nadia Battocletti a restare lì sotto, che non dico che possa essere un passo suicida, perché definendo prima il discorso cronometrico, per quelli che sono i tempi sulla strada e sulla pista ci sono almeno 40 secondi se non di più di differenza sui primati personali tra le keniane e il suo, ma è determinatissima a stare lì dentro. Credo che il papà Giuliano l'abbia ovviamente stimolata, ma è lì che non si difende bene, ci sta molto bene lì dentro. È chiaro che non siamo ancora a metà della corsa, anzi sì, un poco prima della metà, però sembra quasi a proprio agio a gestire anche nei cambi di direzione, nelle curve, senza essere in difficoltà o perdere appoggio o evidenziare qualche momento di disagio. Cos'è successo oggi a San Giorgio Sulegnano? Un vero e proprio festival della corsa per questa 63esima edizione del Cross Internazionale del Campacce. Ricordo, siamo a nord di Milano, non troppo a nord, proprio dalle parti di Legnano, e vicino sorge San Vittorio Lona, che è la patria della Cinque Mulini. Tante volte ho raccontato che nei momenti di difficoltà l'essere vicini di casa, che si scrottavano in maniera anche un po' furtiva o cercando di capire cosa facevano di meglio o di peggio gli altri, ha tenuto in piedi tutte e due le organizzazioni, proprio per lo spirito di buon o anche cattivo vicinato, se vogliamo. Ruffino bene la ex siepista, ha fatto bene ai campionati d'Europa con l'undicesimo posto. Dicevo del festival, ha vinto la gara tra gli amatori, ultra 45enni, Davide Raineri del Centro Sportivo San Rocchino di Brescia, che fu la squadra di Gianni Poli anche. Ha stravinto, è il neo primatista dal Golden Gala di quest'anno, proprio qualche ora prima del miglio, il primatista mondiale della sua categoria, mentre tra i cinquantenni ha vinto Roberto Pedroncelli della Santi Nuovo Olonio. E ci siamo spostati in Valtellina. Eccolo qui il dato su Nadia Battocletti, tutte e due le ragazze ex juniores, sono juniores più sei giorni oggi, tutte e due sono del 2000, tra l'altro Angela Mattevi, tutte e due sono trentine, tra l'altro Angela Mattevi raccontava essere proprio di dicembre. La prova degli amatori più giovani, Nicolò Borona, amatori atletica Casaurate Sempione, ha vinto questa gara davanti a Fabio Caramella della Rancard. Insomma, che un atleta così bravo, così abile, così in gamba da arrivare secondo in questa classifica sia Rancard e non sia di un gruppo sportivo podistico o una società tradizionale, è una sconfitta di questa formula inventata, un'ulteriore sconfitta dico io, di questa formula che doveva essere di transizione della Rancard, cioè
fare in modo che sempre più gente faccia parte del mondo della corsa, ma non togliendo ai gruppi sportivi tradizionali. Edoardo Fava, Atletica Canavesana terzo, per gli ultra 35 anni ha vinto Mattia Parravicini della Canturina Polisportiva San Marco, Salvatore Gambino per la DK Runners Milano, gli ultra quarantenni. Adesso per Nadia diventa difficile, non solo perché in fondo al gruppo, ma perché anche le stesse africane devono darsi battaglia per la vittoria, e quindi questi strappi che cominciamo a vedere o cambi di ritmo ovviamente possono mettere in difficoltà Nadia, che mi sta impressionando in una maniera, non me l'aspettavo con una tale maturità, ma io credo che la vittoria di Lisbona, il bis del campionato europeo, gli abbia dato una non carica così prevedibile, perché è vero che Nadia Battocletti si è presentata da campionessa in carica, ma nel mezzo aveva, diciamo, perduto, era arrivata seconda ai campionati europei di categoria in Svezia a Burås, e l'atleta che l'aveva battuta sui 5.000 metri si presentava come favorita. Beh, ha fatto praticamente il bello ed ancora il bello tempo a Lisbona, dove il tempo era bello come qui, del resto forse qui un po' più bassa la temperatura. E qui Kenya ed Etiopia provarci in tutte le maniere, con Nadia Battocletti a tenersi, tanto hanno fatto il vuoto queste dietro, prova a rimanere incollata il più possibile la giovane ragazza trentina alle cinque africane che ci sono davanti: Kipkemboi, Kite, Tariku, Tesfai. Sì, per loro adesso le africane stanno facendo una gara per la vittoria, e Nadia diventa, purtroppo si trova in difficoltà, è passata con 19 secondi di distacco, è passata Ruffino, 19 dal gruppo, e una decina di secondi dopo una Dossena in rimonta rispetto a Zanne e a Martina Merlo. Federica Zanne, che ha fatto molto bene ai campionati d'Europa di corsa campestre. Il tifo, grande tifo per Nadia Battocletti, che fin da bambina, da ragazzina, è arrivata qui a vincere o a giocare, viene in mente il duello storico con Marta Zenoni, fatto anche di cattiveria agonistica di tutte e due, e non solo agonistica, a tratti hanno avuto a che ridire per eventuali scorrettezze dell'una sull'altra. Comunque molto più gentile nel modo di essere Nadia rispetto ad una cattiva in pista come poche dal punto di vista sportivo. Ecco le vincitrici recenti, e sto parlando proprio della bergamasca. Yasmin Jan, la turca di origine keniana, vincitrice l'anno passato. Le quattro vittorie di Anni Kokalovic, tre delle quali consecutive, 2009, 2010, 2011, e la prima gareggiava sempre per una società di non lontano da qui, pur piemontese, la Cover Mapei. E qui c'è Tesfai davanti, su Kipkemboi. Tesfai, la numero 134, Fotien Hailu Tesfai, Etiopia. Sì, si vede che l'azione è cambiata da un punto di vista dell'intensità dello sforzo, anche da come salgono questi avvallamenti e da come scendono. Ora sono avvallamenti che lasciano il segno. In piena spinta, e credo che qualcosa resti ancora per la volata, quindi non posso dire che sono nella quinta marcia, ma sono molto vicini ad averla messa la marcia per andare a pieni giri. Sono in quattro intanto, perché una delle cinque africane ha alzato bandiera bianca, si è ampliato il distacco di Nadia Battocletti, che è la prima delle altre. Sì, non poteva essere diversamente, quindi Nadia è stata brava ad approfittare di questa situazione, di un primo giro percorso in 6.45 un po' in controllo, il secondo in 6.27 con decisa intensità, ma questo verrà probabilmente anche un 6.20 come, per quanto può servire, ma per indicare che Nadia oltre quel punto non può andare, deve semplicemente mantenere. Eva Cerono, Margaret Celimo Kipkemboi, Gloria Kite, Fotien Hailu Tesfai. Tesfai è davanti in questo momento. Tesfai ha perso qualcosa a Cerono. Sesto posto a 11 secondi per Nadia Battocletti. E il margine per guadagnare almeno una posizione è tanto. Deve esserci proprio un cedimento che non sembra poterci essere per chi la precede. Eva Cerono, la keniana. Nadia ha un buon finale, ma che credo che faccia fatica oggi ad esprimerlo, perché ci vuole anche una sorta di
stimolo agonistico. C'è il punto di riferimento di una da prendere, da raggiungere, via. Sì, però è abbastanza lontana, vorrebbe dire sì. Chiudere un chilometro quasi 10 secondi più velocemente rispetto all'avversaria. Tesfaye su Kipkemboi, Kite. Rimangono queste tre, Fotien, Hailu, Tesfaye, ragazza giovane, 21 anni. Con quel bell'undicesimo posto a Aarhus l'anno scorso in Danimarca, ai campionati mondiali di questa specialità. Nel mezzo c'è proprio Margaret Celimo Kipkemboi, che viene dalla eccellente gara di Bolzano dell'ultimo dell'anno, la Bo Classic. E non a caso prova a mettere la freccia. Adesso qui il percorso diventa più mosso. 500 metri si riporta sotto. 500 metri alla fine. Possiamo indicare che aspettano il rettilineo finale, ma sarebbe sempre un po' un rischio vincere la gara, ma credo che siano al massimo della spinta per tutte. E qui siamo al sesto posto di Nadia Battocletti, che deve aver preso una ventina di secondi dalle tre di testa, sono rimaste in tre, lei è sesta, Nadia Battocletti. Davanti continua ad esserci Tesfaye, affiancata quasi da Margaret Celimo, che con la curva esterna perde qualche centimetro. Perde un passo chi è dietro, Gloria Achite. Molto agile Tesfaye, molto rapida, agile. Sì, sì. Abile sì. Nel cambiare la posizione dei piedi, da questo a quello, perché doppia curva la prima destra, che sembra da segnale stradale questa indicazione. Sono Achite gli ultimi 200 metri, come in pista in pratica, sono all'opposto, 180 metri. Kipkemboi deve fare la curva all'esterno e credo sia un po' più svantaggiata, però sembra aumentare sull'azione, muove l'ampio compasso un po' più ampio di quello di Tesfaye, sembra attendere il rettilineo finale, però Kite ha l'agilità dalla sua, ecco, la rapidità che sta mettendo ora nelle spinte. Tesfaye, Fotien Tesfaye prova a mettere giù il piede più rapidamente la keniana, ma va a vincere l'atleta dell'Etiopia e va a vincere Fotien Tesfaye, sorpresa entro certi limiti, atleta fortissima, ma si aspettava in grande forma Margaret Celimo Kipkemboi. Adesso arriva la quarta, eccola qui, che è Tariku, e poi il quinto posto per, sta arrivando proprio adesso, Eva Cerono quinta, la keniana, e poi arriva Nadia Battocletti per la sesta piazza. Nadia Battocletti, eccola lì dietro. Qui siamo invece oltre, arrivo adesso di Nadia Battocletti, che ha preso poco più di mezzo minuto, sesta piazza per lei, ha vinto quindi Fotien Hailu Tesfaye, il secondo posto per Margaret Celimo Kipkemboi, terza Gloria Achite, e qui la lotta per il secondo posto fra le italiane. Però davanti c'è... Sì, sta arrivando adesso. Ruffino. Sta arrivando adesso Valeria Ruffino, che finisce settima. Valeria Ruffino taglia la linea. Sì, è arrivata adesso, sì. Settima piazza, e questo il gioco per l'ottavo posto. Più di un minuto il ritardo. Ora Zanne. Federica Zanne a precedere. Merlo, Dossena e Mattevi. Dossena e Mattevi. Mattevi, come al solito, finisce forte. Sempre un po'... E qui lo scambio di abbracci e buffetti anche con la compagna di categoria e corregionale, anzi sono della stessa provincia, seppur autonoma, Nadia Battocletti. Sesta piazza per Battocletti. Buona gara per lei, poi quando hanno aumentato il ritmo, saluti e baci. Comunque si è ben difesa, una buona competizione per l'atleta trentina. La seconda dell'italiana è stata Valeria Ruffino, settimo posto per Ruffino. Eccole qui le italiane. Buona gara complessivamente, Battocletti nettamente più forte, è pronta anche per essere la numero uno da non più juniores. Eccolo il finale, allunga Fotien Hailu Tesfaye, la etiope, secondo posto per Margaret Celimo Kipkemboi ed il terzo per Gloria Achite. Quarta è stata Lemitu Tariku, Etiopia. Quinta Eva Cerono, Kenya. Bel esordio per la stagione per Tesfaye. Sesto posto, come detto, per Nadia Battocletti. E il settimo per Ruffino, Valeria Ruffino. Settimo, vediamo se c'è qualche altro nome. Ecco, Federica Zanne, ottavo. Fra poco chiamerò
la pausa pubblicitaria. Merlo al nono posto, Martina Merlo, e il decimo posto per Sara Dossena. Ci fermiamo per qualche secondo.